Bella a tutti ragazzi, sono Aimbot, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui con questo nuovo video sul canale del clan. Oggi vi portiamo un nuclear di DSR in solo fatto dal nostro GTF Razor. Adesso non so se è dominio o deathmatch perché non ho il gameplay sott'occhio, perché diciamo che questo commento glielo faccio un attimo alle improvvisate, perché Price non poteva, Lori non poteva, Pado non poteva, anche gli altri membri erano tutti, cioè quasi tutti impegnati, quindi mi sono diciamo offerto io per fare questo commentary. Scusate se non sarà un granché, tipo qualità, tutto audio, vabbè audio forse sì, comunque come qualità mio, perché diciamo che quando io a volte balbetto e quindi forse balbetterò. Comunque, a parte le cagate, l'argomento di oggi è, diciamo, il prossimo COD. Lo so, abbiamo, cioè, forse abbiamo, come comunque noi, oppure altri YouTuber, altri canali, hanno trattato il prossimo COD, le loro impressioni. Comunque, io faccio sto video perché, diciamo, che manca meno di un mese, perché oggi è 17, cioè, oggi che faccio il commento è il 17 ottobre, però oggi, cioè, quando starete vedendo il video, sarà il 18. Quindi mancheranno 2-3 settimane all'uscita. Allora ragazzi, le mie impressioni. Allora, cosa positiva che ci sarà il nuclear, cioè almeno qualcosa che si prende, cioè che si prende a 25 incisioni e più, cioè sudandolo diciamo. Io avrei preferito diciamo una mob, una chem, cioè una specie di chem, vabbè comunque una cosa che scoppia. Poi ho visto che ci sarà tipo la K12 di, come si chiama, di Ghost e anche di Battlefield se non sbaglio. Vabbè comunque, tralasciamo Battlefield, a me proprio non piace. Comunque ci sarà la K12, che speriamo che sarà buggata, overpower come quella in Ghost. Poi ho visto ragazzi i super salti. Giuro, ragazzi, io appena ho visto i super salti ho detto ma che cazzo è Crysis, Titanfall, tutti quei giochi di merda lì che si salta. Non lo so, poi quella cosa dove spari le palle lì, come si chiama? Ah, tipo c'è una modalità in cui butti le palle tipo di ghiaccio. Che cazzo è? Comunque, diciamo che per me sarà un COD molto rivoluzionario, perché vedendo dei gameplay, dai salti, dalla grafica, dai movimenti del soldato, gli spari, la cadenza di fuoco, c'è tipo tutto diverso. Anche tipo il, come si chiama, il coso per farti vedere le serie. Tipo, per esempio i quadratini, cioè tutto diverso. I caricatori, l'uno dei caricatori, tutto diverso. Diciamo che è un misto tra MV2 e, come si chiama, MV2 e BO2, come giocabilità, come grafica e tutto. Diciamo che è un misto tra quei due giochi. Cioè speriamo che sia così, perché diciamo i codi migliori sono MV3, MV2 e BO2, anche se c'è anche in mezzo COD 4, però ormai è rovinato. Però diciamo che il migliore in assoluto per me rimane BO2 e anche MV3, anche se comunque MV3 è stato anche il mio primo COD, diciamo che non, cioè, non posso dire che fa schifo, però BO2 per me è stato veramente il COD più bello come giocabilità, come tutto, nuclear, Revisat, ah sì, poi a proposito di Revisat, su come si chiama, su Advanced Warfare ci sarà tipo una specie di Revisat. Allora, cioè in pratica tu butti un WAB e passa tipo avete presente il coso dello WAB quando passa sul radar? Quando passerà quella linea uscirà tipo una specie di Visat, tipo costante, no anzi costante no, però tipo uscirà il nemico che stava segnalato sulla cosa, come si chiama, sulla minimappa, ecco, non mi veniva il termine. Comunque ragazzi, io, cioè adesso parlo un po' di me, allora vi dico che ho preso l'Elgato, adesso posso reccare. Quindi diciamo che appena uscirà il prossimo COD inizierò a fare qualche gruppetto per provare qualcosa. Quindi se volete, cioè se volete giocare con me, basta che mi mandate un messaggio all'Xbox oppure sulla mia pagina Facebook, che poi, cioè, andatelo a trovare la mia pagina Facebook, che non è che mo io sto qua a linkare. Comunque se volete passerete tipo dal mio canale, che lo lascerò in descrizione, o no, comunque sì, lo lascerò in descrizione. Dove tratto video di COD, cioè sono quasi a 1000 iscritti, quindi mi farebbe piacere se passaste, ecco, l'italiano, anche se sono terrone, qualcosa l'italiano non la so, ovviamente scherzo. Comunque ragazzi, qui il gameplay sta giungendo al termine, sono quasi a 5 minuti di commentary. Ripeto, se c'è stata qualche balbettata, ma è ovvio perché sono teso, poi fare un commentary a un canale di quasi, cioè, di 21.000 iscritti, cioè sono teso veramente.
Ragazzi, qui il video è finito, lasciate tantissimi like, passate dalla pagina Facebook. Ragazzi, ricordate, sempre forti, anche se non c'è Zoe, che noi andiamo sempre forti. Ringrazio Pado, Lori che si sono offerti per aiutare, anche io, Price, tutte, cioè, diciamo tutti i membri. Tranquilli che Zoidek tornerà, ragazzi, Zoidek tornerà. Fidatevi che Zoidek tornerà, il nostro svizzero, no, Novi, tornerà, tranquilli. Ragazzi, qui il video è finito, lasciate tantissimi like, commentate, iscrivetevi al canale, passate dalla pagina Facebook, scusate ancora per le balbettate, ma è ovvio perché sono teso. Qui da Aimbot è tutto, ciao ragazzi, alla prossima. Il GTF, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.